un libro veritiero ed oggi non è altro che un dibattito tra la città e l'autore. Non c'è critica, è solo un semplice confronto. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie all'Associazione Pandora per l'invito e al Comune di Nola che ha promosso l'evento di questa sera. Dicevi tu, perché questo libro? Mi riaggancio a quello che diceva prima Gabriella e al passaggio che faceva. Un gruppo di giovani di Pomigliano a un certo punto si trova a guidare l'Italia, a gestire le sorti del paese. Ecco, chi avrà modo di leggere il libro Leader per caso si renderà conto soprattutto di una cosa: questo non è un libro su Di Maio, è un simbolo, è un libro sull'Italia, l'Italia negli ultimi 7-8 anni, dal 2013 ad oggi, e Di Maio non è altro che lo specchio di quest'Italia. È la stessa cosa, poi voglio chiarire un altro concetto anche. Sbaglia chi pensa che questo sia un libro critico nei confronti di Di Maio. Parlo di Di Maio in questo libro perché Di Maio è la figura centrale nella politica italiana negli ultimi 5 anni soprattutto, ma andando indietro nel tempo dal 2013 ad oggi. Ecco, dicevo, è un libro sull'Italia, è un libro che cerca, ha l'ambizione di raccontare l'Italia che negli ultimi 6-7 anni ha vissuto, diciamo, una fase anomala, bizzarra, cui la vecchia politica, la vecchia classe politica aveva completamente esaurito il suo compito, era arroccata su se stessa, sui privilegi e tutto, su una serie di eccessi, e nella gente, nella popolazione montava fortemente la rabbia. E questo gruppo di giovani che si avvicinano inizialmente al blog di Grillo, loro nascono come, diciamo, frequentatori del blog di Grillo, poi si trasformano in movimento, si danno una struttura sempre leggera, light, e poi tutto, riescono ad intercettare la rabbia, questa rabbia dei cittadini, la crisi sociale, la crisi economica, e di colpo si trovano catapultati nelle istituzioni. Questo accade nel